come prima cosa chiudiamo questo palazzo non solo inutile ma anche dannoso. Ad appendere questa rete, è una rete che abbiamo tolto a un cantiere all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dove la regione ha dato le autorizzazioni a costruire una centrale idroelettrica all'interno del parco, l'area più protetta di questa regione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una da qua è Padova, da Mira, da Doro, dalla Riviera del Brenta ed è del comitato Opzione Zero dell'assemblea contro il rischio chimico di Porto Marghera, che glielo porta a Zai e al resto della giunta del Veneto. Più a leggere la presenza di questi mostri nella laguna, Zaia, Costa, Lupi, Trevisanato si sono inventati una nuova grande opera, un grande scavo dentro la laguna di Venezia, un nuovo canale che darebbe il colpo di grazia definitivo all'equilibrio idromorfologico della laguna di Venezia. E allora il comitato La Brandinavi oggi gli ha portato un po' del loro fango, un po' di quello che vorrebbero scavare nella laguna per portarci le grandi navi sotto casa. La casa, perché la regione è anche responsabile della situazione abitativa di questa città, ma le case in questa città vengono lasciate vuote, vengono lasciate al degrado, vengono lasciate abbandonate, ed è per questo che la settimana scorsa ne sono state occupate una quindicina, e indovinate cosa abbiamo trovato dentro queste case pubbliche di proprietà della regione? Abbiamo trovato degrado, abbiamo trovato immondizia, abbiamo trovato rifiuti, e allora noi queste case che le abbiamo occupate, ristrutturate, recuperate. La nostra regione è massacrata da un capo all'altro, da piccole e grandi opere, da piccole e grandi speculazioni, cementificazioni, devastazioni. Dietro ognuna di queste speculazioni, dietro ognuna di queste grandi opere, c'è la regione Veneto in qualche modo. E allora oggi gli consegniamo la sfiducia al governatore Galan e a tutta la sua giunta, come ieri essere libero. Per cui diciamo un grande no alla legge Bossi-Fini e agli atti di clandestinità, perché uno non può essere illegale semplicemente perché per il fatto che vive in questa nazione. Allora, contro la legge Bossi-Fini! Che i soldi che vengono investiti nelle grandi opere inutili e dannose, mafiose, vengono invece rincanalati dentro dei flussi che diano reale reddito a chi ne ha bisogno, che permettono di studiare a chi in questa città vuole vivere, vuole abitare. Fuori le navi dalla laguna! Le navi dalla laguna! Fuori le navi! Qualcuno forse voleva legare e abbiamo guadagnato il passaggio in marittima, quindi adesso eccolo qua lo striscione. Andiamo a attaccare lo striscione dove volevamo attaccarlo, ovvero su quella marittima che qualcuno voleva zona off limit oggi per la città. Allora adesso è importante la nostra presenza qui, nella mobilitazione di una giornata che ha voluto ribadire che siamo contro le grandi opere, contro la devastazione ambientale, ma perché invece ci sia casa, ci sia reddito, ci sia un ambiente sostenibile. L'importanza di essere qui in questo momento davanti alla marittima, che oggi era una zona rossa, che è stata conquistata nella determinazione di non arretrare davanti ai divieti, ci ha portato qui dove ci fermeremo adesso a dire che in mezzo a tutte queste battaglie c'è quella contro le grandi navi, c'è quella per la laguna bene comune e tutte le altre dei comitati importantissime che oggi sono venuti qui da tutto il Veneto a
diciamo che intanto questa zona rossa l'abbiamo violata e continueremo a violarle. Quindi adesso veniamo, concentriamoci qui, perché questo è già un primo passaggio di riprenderci gli spazi dai quali volevano lasciarci fuori. L'autorità portuale di Venezia e crede che questo pezzo di città sia casa sua, sia una sua proprietà privata. Bene, in tante e in tanti oggi, pacificamente, con la forza delle nostre idee, con la determinazione a difendere il nostro territorio e la nostra laguna, abbiamo conquistato la possibilità di dire che non esistono zone extraterritoriali nella nostra città. Anche oggi abbiamo dimostrato che insieme, uniti, con la forza delle nostre idee, con la determinazione, possiamo conquistare cose importanti, difendere la nostra laguna e dire no a progetti devastanti come quelli dello scavo del Contorta. Sì, sì, buon.